grazie per essere intervenuti anche questa mattina, nonostante sia sabato. Ringrazio in particolare i relatori e i soci e le socie di Red Record, perché stasera sono andati a detto molto molto tardi, però stamattina sono stati molto diligenti. Stamattina aspettiamo ancora il vice capo della polizia, il prefetto Civito, però quando arriverà lo saluteremo. E prima di partire io voglio fare dei ringraziamenti molto sentiti ad alcuni dei soci e delle eventi della rete che hanno reso possibile l'organizzazione di questo convegno. In particolare Miguel Coraggio, che non so se è già arrivato, però sì, è un po' il deus ex machina di questo convegno, e per quanto riguarda la parte scientifica il collega Francesco Pirotta, il nostro prezioso socio che ha lavorato alla Cremente, e poi Michele De Chirico e Giacomo Tigiani, che sono stati due supporter importantissimi. Detto questo, aggiungo soltanto una cosa che non ho voluto dire ieri. Io ho una bellissima cravatta rosa e che ho voluto mettere un ricordo di un fattaccio accaduto la settimana scorsa, ovvero il suicidio di un ragazzo di 15 anni che ha deciso di farla finita perché mobbizzato, perché vittima di odio da parte di amici a scuola, eccetera, perché probabilmente omosessuale, forse no, ma questo non è la cosa importante, è il fatto che amasse tanto vestire con vestiti di colore rosa e fosse un po' eccentrico e veniva, come dire, creduto la persona omosessuale, per questo era vittima di dileggio. Allora, per ricordarlo oggi anche ieri mi è piaciuto tanto indossare la cravatta di questo colore. Adesso do la parola a Michele Potè, che coordinerà il primo panel di questa mattina. Grazie Antonio, buongiorno a tutte e a tutti. Questa mattina il primo panel appunto sarà dedicato alla libertà di espressione, agli scorsi di libertà di espressione, e avremo due relazioni, una che tratterà questo tema alla luce del diritto costituzionale e l'altra alla luce della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. La prima relazione sarà tenuta dal professor Andrea Fuggiotto, che è professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università di Ferrara, che ci parlerà dei discorsi d'odio, libertà di espressione e diritto costituzionale. Inizio la parola. Non coverai il tuo cuore a odio contro il tuo fratello, non dimenticherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il tuo prossimo come te stesso, così recita il Levitico. E raramente i frutti mantengono le promesse dei fiori, ed è accaduto anche per questo insegnamento biblico. L'odio, infatti, esiste. Un tempo, quando la trasmissione del sapere basico veniva attraverso la favolistica, l'adulto che raccontava solo il bambino, lo apprendevano attraverso le fiabe di La Fontaine. Ricordate dunque l'agnello? So che l'anno scorso tu hai parlato male di me. Come avrei potuto farlo se non ero ancora nato, rispose l'agnello. Siete ancora il lato di mia madre. Se non sei stato tu, si sarà trattato di tuo fratello. Non ho nessun fratello. Allora sarà stato qualcuno dei tuoi, perché non ci trattate affatto bene voi, i vostri pastori, i vostri cani. Poche chiacchiere, bisogna che mi vendichi. Il lupo trascina l'agnello in mezzo alla foresta e poi lo divora senza indagare oltre. Si dà il caso che la realtà moltiplichi segnali inquietanti e edulcorati nell'immaginario mondo favolistico di La Fontaine. Le persone assennate hanno infatti provato orrore alla decapitazione delle torri gemelle, all'esplosione dei treni nella stazione di Atocha o alla strage degli innocenti di Beslan. Sono rimasti incredule come davanti all'abisso. Mi stupisco di questa sorpresa, quasi che l'odio fosse ritenuto superato, quando invece si era concesso semplicemente un'ingannevole pausa del suo istantaneo da esserci.
perché l'audio non è affatto un errore, un incidente di percorso, al contrario è tra noi ed è dentro di noi. Avanza con la tenda implacabile di uno schiacciasassi, senza curarsi delle nostre obiezioni, che anzi lo rafforzano, perché, come diceva Sartre, l'odio è impermeabile alla ragione e all'esperienza, si nutre della propria insaziabile collera. Non è che mi sono svegliato male questa mattina. Non credo che sia pessimismo cosmico, non più, almeno dopo il secolo scorso, quando l'impossibile è stato possibile. Riflettiamoci un attimo, che cos'è un genocidio? È un cataclisma dove la natura non c'entra affatto. Uomini armati che eseguono l'ordine di altri uomini di sterminare uomini disarmati, colpevoli solo di essere nati. Ora, noi chiamiamo il XX secolo il secolo breve, eppure in un secolo breve è accaduto agli armeni in Turchia, è accaduto a ebrei, omosessuali e zigani in Europa, è accaduto ai tutsi in Ruanda. Eppure, quando il 27 gennaio del 1945 furono abbattuti i cancelli di Auschwitz, tutti giurarono mai più. L'idea era quella di costruire un tabù. Così non è stato, né poteva essere, perché una volta violato il tabù, questo non è più riedificabile. Nel 15 Hitler disse: chi si ricorda più di Berlino, dando inizio al secondo genocidio del XX secolo? L'odio dunque esiste, e fa bene a ricordarcelo con durezza Andrei Glucksmann nel suo libro Il discorso dell'odio, a cui ho attinto a piene mani per questo allegro incipit mattutino. Con disincanto è da qui che dobbiamo partire. Ora, per capire le dinamiche di odio, è più facile e più utile guardare non al diritto, ma alla psicologia sociale. Una ricostruzione molto chiara delle dinamiche di odio offerte da Marcella Ravena nel suo libro Odiare, pubblicato dal Mulino nel 2009. Marcella, la mia carissima amica e mia collega Ferrara, e la stessa ha fatto oggetto di minacce antisemite tramite siti nazisti in ragione del suo essere ebrea, per di più convertita, e soprattutto raffinata studiosa delle radici psicologiche della Shoah e del giudizio antiebraico. Ora, nella percezione altrui, ciascuno di noi opera delle categorizzazioni sociali. Ci servono, ci permettono di semplificare le informazioni che abbiamo e di costruire noi rispetto a loro. È un processo cognitivo che tutti facciamo più o meno consapevolmente, perché è funzionale, rinsalda la nostra identità individuale e sociale, ci permette di prevedere il comportamento degli altri, rende possibile tracciare le linee guida della nostra vita relazionale. Il problema nasce quando queste categorizzazioni sociali subiscono delle distorsioni sistematiche. Accade quando, ad esempio, ricerchiamo un'immagine positiva del sé e quindi del gruppo a cui apparteniamo, svalutando gli altri gruppi. Accade quando, attraverso l'abuso di stereotipi, finiamo per percepire i membri degli altri gruppi come un insieme indifferenziato di soggetti tutti uguali, cui neghiamo identità, che riconosciamo invece ai membri del nostro gruppo. Accade soprattutto quando dagli stereotipi passiamo ai pregiudizi, cioè a un orientamento socialmente condiviso che induce un singolo individuo o il suo gruppo di appartenenza a mettere in atto comportamenti ostili e discriminatori nei confronti dei membri di un altro gruppo in forza della sola appartenenza a questo. Il punto di non ritorno si raggiunge quando chi odia si sente, anche solo simbolicamente, minacciato dal diverso da sé. E chi è odiato ha ormai subito una svalutazione tale che dalla delegittimazione ha raggiunto l'acme della deumanizzazione. A questo punto l'odio diventa una razionalizzazione,
e l'atto aggressivo appare una soluzione razionale e appropriata. Giunti qui, l'annientamento dell'altro, ridotto a capo espiatorio, è solo questione di tempo. Il suo sacrificio è inevitabile perché è percepito come condizione necessaria per la sopravvivenza di tutti gli altri capri. Diventa, nella collettiva volontà di linciaggio, addirittura burocratica routine, perché la vittima deumanizzata è un alieno, cioè è un soggetto oggetto, dato che il suo carnefice non sa più di chi e di che cosa parla. E questa è la lezione che ha trasmesso Hannah Arendt nelle sue cronache al processo Eichmann, critica in New York nel 61 e poi raccolta nel suo favoloso La moneta del male. Lo posso dire anche così: questa sera uccidiamo i parrucchieri e gli ebrei. Perché i parrucchieri? Paradossalmente, infatti, l'ebreo, ma vale anche per il rom, per lo straniero, per l'omosessuale, non c'entra per nulla, se non per il fatto di essere la vittima dell'uomo. In questa dinamica, i discorsi di odio svolgono un ruolo centrale, perché attraverso il linguaggio noi comunichiamo le nostre categorizzazioni sociali, reiterandoli consolidiamo gli stereotipi, costruiamo e alimentiamo i pregiudizi. I discorsi di odio possono servire di molteplici alternative linguistiche. Le etichette categoriali, culattoni invece di omosessuali, gli scherzi di odio, particolarmente rivelatori della sottovalutazione del pregiudizio così insaldato, le etichette denigratorie, frocio invece di gay, il ricorso agli insulti, Renzo Bossi, Dixit, nella vita bisogna provare tutto, tranne la droga e i culattoni, fino ad arrivare a integrare questa specie di reato, l'ingiuria, la diffamazione, l'istigazione. Altrettanto variabili sono le strategie argomentative adoperabili nei discorsi di odio per mascherare il dato di realtà di una discriminazione ormai in atto. La banalizzazione confonde ad esempio un attacco a Gaza con la Shoah. Le dubbie equiparazioni, Sharon come Hitler, Auschwitz come Dresda. La rivalità tra vittime, basta con la persecuzione degli ebrei, oggi ci sono altre tragedie. La guerra tra catastrofi, la Shoah è nulla a fronte del problema ambientale o della corsa degli armamenti. Il capovolgimento dei ruoli, gli ebrei, vittime ieri, oggi sono i carnefici. Fino al negazionismo, le camere a gas con i crematori non sono mai esistiti. Intendiamoci, è una mera esemplificazione, è un rosario che ciascuno di voi può aggiungere giorno per giorno un nuovo grano, perché i sofismi dell'odio per celarsi gli occhi di più sono infiniti. Ebbene, queste variabili linguistiche e queste strategie argomentative hanno due tratti comuni. Uno, provengono dal gruppo dominante, cioè dalla maggioranza. Due, sono pronunciate con intenti offensivi. A questo punto, il transito fra i discorsi di odio, hate speeches, ai reati di odio, hate crimes, è postulato come esito inevitabile. Così ci dice la psicologia sociale. Non solo. E quanto fa il Parlamento Europeo, nella sua risoluzione approvata il 24 maggio 2012, sulla lotta all'omofobia in Europa? Vi si legge, cito: l'omofobia si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto diverse forme, tra cui incitamento all'odio, istigazione alla discriminazione, scherno, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni, uccisioni, discriminazioni, violazione del principio di uguaglianza e limitazione giustificata e ragionevole dei diritti. Tutto senza alcuna soluzione di continuità. Post hoc Procter Hoc. È come il camion che trascina il rimorchio.
il continuum tra discorsi di odio e crimini di odio trascina con sé la richiesta esigente di una tutela rafforzata mediante il ricorso alla leva penale. Una richiesta, se posso dire, facendo i compiti per casa ho letto un po' di letteratura, dove secondo me spesso non mancano nemmeno i toni intimidatori. Leggendo alcuni contributi di colleghi mi sembrava che più che la leva penale venisse rivendicata la clava penale. Questa domanda di ipercriminalizzazione preme ormai anche le porte del nostro ordinamento. La sessione di ieri, in cui io mi scuso, non vi ho partecipato perché mi hanno annullato il volo e ho dovuto prendere un treno, quindi non sono arrivato a mezza giornata, ma alle 6:30, e la sessione che si durerà quella di stamattina, ci parleranno esattamente delle proposte di legge, o comunque delle prospettive anticomparatistiche in materia di reati di odio. Altri segnali come vengono da campi limitrofi. Ecco l'esempio più recente. Presentato in una solenne iniziativa al Senato il 16 ottobre scorso, fate caso alla data, era il 69 anniversario del rastrellamento di oltre 2000 ebrei italiani nel ghetto di Roma, poi avviati ai campi di sterminio. Abbiamo visto tutti la finestra di fronte, le immagini più belle, cinematograficamente, film di ospite che sono esattamente dedicati a quell'evento, un gusto epitoso, devo dire. Ebbene, è stato depositato il 16 di ottobre scorso a Palazzo Madama il disegno di legge numero 3511, mirante sostanzialmente a introdurre il reato di negazionismo o minimizzazione dei crimini di genocidio, di guerra e contro l'umanità. Dell'approvazione in tempi brevi di tale progetto, firmato dalla senatrice Amati da oltre 100 senatori, si è fatto personalmente garante il Presidente del Senato con queste parole: abbiamo il dovere, direi l'obbligo, di intervenire giuridicamente e penalmente per contrastare questi fenomeni. Ecco il significato di questa iniziativa: negare tendenziosamente la verità e minimizzare una delle più grandi tragedie umane del nostro tempo non è tollerabile, anzi deve essere penalmente perseguibile. Il termine con il rimorchio. Ora, non vorrei essere frainteso, io sono seriamente preoccupato della particolare vulnerabilità di determinate categorie di soggetti come la comunità LGBT. E comprendo per questo che i documenti sovranazionali assimilino sotto questo profilo omofobia, razzismo, xenofobia, antisemitismo, sessismo. Si proceda dunque inasprendo il codice penale o integrando le previsioni della legge Grave e della legge Mancino. D'accordo? Obiezione, vostro onore. Se siamo ancora in tempo, inviterei tutti a fermare il camion, a posteggiarlo in una piazzola e a guardare dentro al rimorchio. Potremmo infatti scoprire che alcune delle soluzioni legislative prospettate rischiano di andare contro il segno. Accade quando la distinzione giuridicamente necessaria tra discorsi di odio e reati di odio viene obliterata. Perché un conto è la psicologia sociale, un conto è il diritto penale e costituzionale, e trasferire dei marchi sociali nel linguaggio del diritto penale e costituzionale non è un'operazione automatica. Scusatemi, in maniera pedestre vorrei dirlo così: è vero che tutti gli alcolisti hanno iniziato bevendo un bicchiere di vino, ma non è vero che tutti quelli che hanno bevuto un bicchiere di vino sono diventati alcolisti. Altrimenti per incidenza tutti saremmo qui alcolisti, visto le stupide di altri che ha girato i piedi di durante la storia. Si è chiaro a tutti, quindi, per me i discorsi di odio non hanno senso. Di più, a me i discorsi di odio fanno senso. Però io sono un costituzionalista e la Costituzione è uno strumento che serve a domare il potere per garantire i diritti attraverso gli strumenti del diritto. E quindi non posso celare la mia preoccupazione. Come accade con la teoria dei vasi comunicanti, un'eccedenza di ricorso allo strumento penale sui temi quali l'omofobia
ma anche il razzismo, ma anche la xenofobia, ma anche l'antisemitismo, ma anche il sessismo, rischia di tradursi in ulteriori limiti all'esercizio della libertà di espressione. Questo è un rischio serio da cui non possiamo liberarci con una scrollata di spalle. Si legge in un classico di costituzionalismo americano, Tocqueville, La democrazia in America, cito, che la sovranità del popolo e la libertà di espressione sono due cose del tutto correlate. La censura e il suffragio universale sono, al contrario, due cose che si contraddicono reciprocamente. Chi afferma l'una, la sovranità popolare, deve allora accettare necessariamente l'altra, la libertà di espressione in tutte le sue manifestazioni. È per questo che la Costituzione americana qualifica la libertà di espressione come assoluta, mai limitabile dai legislatori. I unici limiti sono infatti di origine giurisprudenziale. Fateci caso. I paesi totalitari hanno le vetrine sempre in ordine, tutto è pulito. Non si vedono esposte porcherie. Andate a Washington e per le strade vedete di tutto. Il paese non nasconde nulla e la stampa è lì a garantire questa visibilità. Ecco perché, ancora Tocqueville a rilevarlo, nulla è più raro in questo paese che vedere un procedimento giudiziario contro un giornale. E la ragione è semplice. Gli americani, ammettendo il dogma della sovranità del popolo, l'hanno sinceramente applicato. Sono citazioni che risalgono a circa due secoli fa, eppure sono di straordinaria attualità per il costituzionalista. Ci rivela un dato decisivo, cioè che fra libertà di espressione e democraticità di un ordinamento c'è un rapporto simbiotico. Ecco perché, come ha detto il presidente Ciampi nel suo messaggio rivolto alle Camere del 23 luglio 2002, non c'è democrazia senza pluralismo e imparzialità. Ecco perché la Corte Costituzionale ha definito la libertà di espressione la pietra angolare dell'ordinamento. Non è un caso che la giurisprudenza costituzionale in materia miri ad affermare il principio del pluralismo informativo. È ovvio, se si ascolta una sola voce si finisce per credere a ogni promessa e a ogni suggestione. Non a caso le moderne dittature del Novecento si sono basate sull'ascolto della radio, che veicolava direttamente, senza mediazioni o interlocuzioni, una sola voce, quella del tiranno. Ed ecco perché la Corte Costituzionale, muovendo dall'articolo 21 della Costituzione, edifica il principio del pluralismo informativo nella sua triplice accezione di libertà attiva di informare, nella libertà passiva di essere informato e nella libertà riflessiva di informarsi. Di più, questo principio è qualificato dalla Corte come principio supremo, che è una categoria molto particolare dei principi costituzionali. Sono quei pochi principi iscritti nel genoma della Costituzione, sottratti perciò anche ai poteri di revisione costituzionale. Mutarli significa trasformare la Costituzione in altro da sé. Così interpretato, l'articolo 21 finisce per includere quanto più espressamente altre fonti, l'articolo 10, primo comma, l'articolo della 3, l'articolo 11 della Carta di Venezia, dicono finalmente. Badate, quanto a libertà di espressione e pluralismo informativo non è che non siano molto bene. Il rapporto 2012 di Freedom House ha confermato il declassamento dell'Italia da paese libero a parzialmente libero, unico caso nell'Europa occidentale insieme alla Turchia. Nella classifica mondiale ci troviamo al 91° posto, sopra abbiamo la Guinea-Bissau. E ciò che pesa soprattutto è che quello italiano sia il penultimo posto in Europa, solo la Turchia sta peggio di noi. In questo quadro, introdurre nuovi reati di opinione ci fa scendere di nuovo in classifica. Lo capite bene, anche se siamo tutti un po' assonnati, che mi sto inoltrando per una via argomentativa che credo mi precluderà il consenso dell'uditorio. Posso capirlo? Le ragioni sembrano infatti stare tutte dall'altra parte. Prendiamo l'autorevole voce, Re Giorgio, Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano.
In occasione della giornata mondiale contro l'omofobia, celebrata il 17 maggio 2011, il Presidente della Repubblica ha richiamato alla necessità di denunciare e contrastare in tutte le sedi con fermezza e costanza le provocazioni verbali omofobe. Ha ammonito a non sottovalutare, cito, i rischi che l'abitudine all'uso nel discorso pubblico di allusioni riferenti, lesive della dignità delle persone, contribuisca alla nutrita del terreno sul quale l'omofobia si radica. L'ostentazione in pubblico di atteggiamenti di irrisione nei confronti degli omosessuali è inammissibile in una società democraticamente adulta. Scusatemi, la linea di confine tra i buoni e i cattivi, tra il giusto e l'ingiusto, in questo campo, non è così netta. Ne volete una dimostrazione? Febbraio 2006. Ricorderete, è il caso delle vignette sataniche. Un giornale danese pubblica delle vignette sul Maometto, ne derivano scontri di piazza in Siria, in Libano, in Afghanistan, in Turchia, con i suoi morti, e le ambasciate di Danimarca e d'Italia devastate anche in ragione della performance televisiva di un ministro della Repubblica, e non ci siamo neanche nulla in Italia. La vicenda è un caso esemplare di conflitto tra libertà di espressione e tutela dell'identità di un gruppo, in questo caso chiamato in causa per il suo sentimento religioso. Vi invito a rileggere con me le motivazioni con le quali all'epoca, anche in Occidente, si espresse comprensione per il risentimento violento dei musulmani. Ecco un breve ma eloquente repertorio. L'Osservatore Romano ammonisce che non si può invocare la libertà e l'arte quando, cito, in loro nome si colpisce la dimensione più profonda delle persone e si offende la loro sensibilità di credenti. Il diritto di esprimere la propria opinione non può andare a scapito della dignità e della coscienza degli altri. Le vignette sono risultate offensive per milioni di credenti, la loro coscienza religiosa, la loro sensibilità offesa esigono il nostro rispetto. Lo stesso attaccamento alla nostra fede ci chiede di deplorare quanto di riverente e blasfemo è contenuto in quei disegni. Il rabbino capo di Roma, cito, ogni persona religiosa di questo mondo si sente offesa da pubblicazioni del genere. Se avessero rileggiato il nostro Mosè o i profeti, non saremmo forse rimasti anche noi sconvolti? Sono favorevole alla libertà di espressione, ma in questo caso non c'è espressione, bensì offesa. Il rettore della Pontificia Università Lateranense, quando si toccano Gesù, la Madonna, Gesù, vincola la Madonna, non si toccano fatti personali, non si può fare quello che si vuole. Viviamo in mezzo a cattolici, ebrei, musulmani, indù, e ciascuno ha diritto di essere rispettato. Non si può irridere, non si può offendere la sensibilità religiosa. Perfino Hans Kluge, talvolta in odore di eresia, così si è espresso riparando la dose. Non ci si può richiamare semplicemente la libertà di espressione. Bisogna prevedere le azioni corrispondenti quando si attacca una persona che per centinaia di milioni di uomini e donne è tuttora viva. E non una persona qualsiasi, ma per così dire quella più in alto sotto Dio. Confesso che ho ingannato, ho deliberatamente barato, non nelle citazioni. Le citazioni che vi ho riportato, dell'Osservatore Romano, del Rabbino Capo di Roma, del rettore della Pontificia Università Lateranense di Hans Kluge, sono vere, ma non risalgono al 2006, risalgono al 1989 e commentano, giustificandola, la fatwa di Khomeini nei confronti di Salman Rushdie per il libro I versi satanici. Come è stato osservato acutamente da Theodore Geis nel libro Etica senza fede, ora come allora, uniti in una rinnovata santa alleanza, gli studenti delle tre religioni del libro invocano all'unisono il dovere del rispetto per gli altri, il principio che esige riconoscimento della diversità culturale e delle convinzioni religiose di ciascuno, in nome della tolleranza
non si può essere tolleranti nei confronti delle vignette sataniche con problema a mostrare chi è stato il buono, chi è stato il cattivo in questa vicenda. Dove sta il giusto e dove sta il giusto? Voglio dire che dietro gli accattivanti ragionamenti politicamente corretti spesso avanza una pretesa perentoria. In nome del diritto di un gruppo a non sentirsi offeso, si auspica l'esercizio della censura, peggio dell'autocensura, urbi e torbi. E allora qui a me tocca dire che se si decidesse di fare un giornale che non offenda nessuno, ci si dovrebbe limitare alle previsioni del tempo. E che se tutto ciò che offende qualcuno va bandito, ben pochi testi e di scarso interesse potranno sottrarsi alla proibizione universale. E per me, che sono un costituzionalista liberale, una vignetta, per quanto empia, falsa, offensiva, razzista, ha diritto alla pubblicazione. Perché questo dice la libertà di espressione se presa sul serio come si deve. Ecco perché il problematico rapporto tra discorsi di odio e libertà di espressione va impostato correttamente. Non è un problema di contenuti, perché l'articolo 21 è l'ombrello che copre tutto, qualunque asserzione e qualunque opinione, vera o falsa che sia. È un problema di modalità repressive. La mia tesi è che il ricorso indiscriminato alla leva penale, pensato come farmaco, si converta nel suo contrario, cioè in un virus contagioso e recidivante. D'altra parte in greco, farmacon è una parola ambigua. Sta per rimedio, ma anche per veleno. Non sono di solo a paventarlo. Ho letto, appunto, ho fatto i compiti per caso, il prezioso report che Antonio Rotelli ha offerto a questo. Nei istruttori di questo lavoro, di educazione dei lavori parlamentari, ho letto i contributi in dottrina e anche chi nella dottrina penalistica, e per me nella migliore dottrina penalistica, ha mostrato la massima apertura verso l'uso della leva penale in funzione anti-omofoba e anti-transfobia, parlo di Emilio Doncini, riconosce testualmente, cito, l'esigenza che il legislatore penale tenga ben fermo il rispetto della libertà di manifestazione del pensiero, evitando la creazione di nuove ipotesi di reati di opinione. Cosa sono i reati di opinione? I reati di opinione hanno due caratteristiche fondamentalmente. Dal punto di vista dell'elemento materiale, questo è costituito dall'espressione di un pensiero, un giudizio, una valutazione, un sentimento che viene sanzionato indipendentemente dalla salvaguardia di un bene costituzionalmente rilevante, che sia l'onore, la reputazione o altri o diversi diritti fondamentali. La loro razio è quella di limitare il libero confronto e la continua circolazione delle idee, quale esse siano, prefigurando così una democrazia protetta che esclude legittimazione a determinate opinioni in quanto tali. A me dispiace, mi nego così l'applauso finale, ma piaccia o non piaccia, a tale categoria sono ascrivibili le proposte di incriminare la diffusione di idee omofobiche o l'istigazione a connessa discriminazioni fondate sui orientamenti sessuali delle persone, se punite anche quando risulti sterile, cioè non sia seguito dall'effettivo compimento di atti discriminatori. Diversamente dall'evangelico cammello, questi reati secondo me non passano attraverso la comune dell'arco dell'articolo 21 della Costituzione, ed è quello che vorrei dimostrare. Prima ragione di perplessità. La nostra Costituzione traccia il profilo di una democrazia aperta, non protetta. Intendiamoci, aperta non vuol dire ingenuamente irenica. La nostra democrazia costituzionale è intollerante nei confronti degli intolleranti, ma considera tali coloro che ricorrono alla violenza materiale, non coloro che esprimono pensieri violenti. Si spiega così il riferimento al metodo democratico nell'articolo 48 della Costituzione, il divieto di associazioni segrete militari nell'articolo 18, il divieto di ricostituzione del partito fascista nella 12ª disposizione transitoria finale. Sono norme che ci dicono che l'unico strumento ammesso in una democrazia aperta è il dialogo. Chi ha dialogo sostituisce la violenza materiale, perciò è espunto dall'ordine.
alterano questa geometria, perché sono nati storicamente per reprimere il dissenso politico. E ora può dire qualcosa che quelle fattispecie penali, penso all'incitamento all'odio razziale, religioso e nazionale, che sono il calco che adesso si vorrebbe utilizzare nel campo antiomofobo, siano stati introdotti non a tutela di minoranze svantaggiate. Il codice Rocco li ha voluti per tutelare invece la razza, la religione e il sentimento nazionale comunitario. Guardate, questo peccato originale è indelebile. L'abbiamo imparato anche da una vicenda tutta politicamente strumentale. La legge 85 del 2006 modifica il codice penale in materia di reati di opinione. Quella legge, che ha mitigato o abrogato i due reati d'opinione, non era mossa da autentiche esigenze garantiste. Ha pesato molto la volontà di incidere sull'esito di processi penali in corso che coinvolgevano esponenti di un partito di maggioranza, non so per dire, la Lega Nord, accusati di difendere la bandiera o addirittura condannati in primo grado per incitamento a commettere atti di discriminazione per motivi etnici. Seconda ragione di perplessità. Mi domando se tali inediti reati siano coerenti con il volto costituzionale del diritto penale, proprio in uno stato di diritto liberale qual è il nostro. E guardate, non è mai tanto la difficoltà di costruire una fattispecie che rispetti il principio di tassatività e determinatezza, non è questo. Il mio problema è un altro, e cioè il ricorso al diritto penale in chiave simbolica, attraverso norme manifesto chiamate a svolgere una funzione pedagogica. Il rapporto tra diritto penale e norme di cultura, secondo me, deve essere esattamente l'opposto di quanto postulato dagli entusiastici fautori di un diritto penale pedagogico. Il diritto penale non deve sedimentare valori con la minaccia della spada, al contrario, deve tutelare i valori che già si sono sedimentati attraverso il consenso e il dialogo. Non l'ho detto io, sta scritto nella Metafisica dei costumi di Kant che il diritto penale non può strumentalizzare gli individui per affermare fini nell'ordinamento, e a questo insegnamento sarebbe bene che il legislatore penale si attenesse. Quando non l'ha fatto, ha prodotto fattispecie reali che o sono andate male o non sono servite. Pensate all'aggravante di clandestinità, annullato dalla Corte Costituzionale con sentenza 249 del 2010. Oppure pensate all'introduzione del reato di mutilazioni genitali femminili, gravato da una velocimetria sanzionatoria sproporzionatissima, tanto più che già esisteva la tutela delle lesioni gravi e gravissime, che a quanto mi consta non ha mai avuto un solo caso di applicazione. Terzo argomento. Il tentativo di giustificare nuovi reati a cui contro l'omofobia e la transfobia in forza dei limiti impliciti alla libertà di espressione, e cioè la possibilità di limitare la libertà al articolo 21 in ragione della necessità di tutelare e salvaguardare altri beni e interessi costituzionalmente rilevanti, e la logica del bilanciamento dei diritti. A certa limitazione metodologica, mi domando se esiste un limite implicito idoneo a giustificare da questo punto di vista i nuovi reati che si vorrebbero introdurre. Cominciamo dal primo. Si può giustificare la fattispecie penale in materia di transfobia o omofobia in nome del valore della democrazia, per usare la terminologia più antica, in ordine pubblico ideale? Lo nego, e anzi l'evocazione di questo limite implicito è per me motivo di inquietudine. Ce l'ha insegnato Carlo Esposito fin dal 58 che la Costituzione riconosce la libertà di espressione come libertà individualistica,
il diritto di manifestare il proprio pensiero è garantito al singolo come tale indipendentemente dai vantaggi e dagli svantaggi che possono derivarne dallo Stato. Si tratta di una linea del chiave che va presidiata se si ha a cuore la massima libertà di espressione. Non è molto semplice. Qualora la manifestazione del pensiero fosse funzionale alla democrazia, andranno vietate tutte le manifestazioni antidemocratiche. E ogni forza al potere tende a qualificare sempre tali le idee antagoniste alle proprie. Ecco perché un boomerang per costruire la libertà di espressione come finalizzata a interessi generali. Ancora Tocqueville ci diceva che la libertà di stampa va apprezzata per i mali che essa impedisce, molto più che per i beni che essa fa. Ritrovo alcune esemplificazioni di questi mali in un libro di Mark Twain, Libertà di stampa, recentemente ripubblicata, dove lo scrittore americano ricorda, pensando alla libertà, ai giornali, che una bugia detta bene è immortale, oppure che non c'è nulla che la stampa non possa fare. Può trasformare i cattivi principi in buoni, i buoni in cattivi, può annientare ogni principio e poi ricrearlo, può passare gli angeli a livello dell'uomo, a livello degli uomini ed angeli, e può realizzare un qualunque di questi miracoli in un solo anno o anche in 6 mesi. Voglio dire che la libertà di stampa presenta un conto per il suo esercizio, ed è un conto salato, perché i giornali vicini al potere possono sempre omettere notizie sgradite. Ma è solo questa possibilità ed è possibile il contrario. È solo facendo leva sulla natura individualistica della libertà di pensiero che noi possiamo opporci a questi abusi di potere. Si può far leva sul principio di uguaglianza per giustificare i reati omofobi e i reati contro l'omofobia e la transfobia? Vi propongo un ragionamento apologico. L'articolo 3 vieta distinzioni ragionevoli basate sul sesso, sulle condizioni personali e sociali e sulla fede religiosa. Dovremmo allora punire chi afferma la superiorità della donna sull'uomo, del popolo sul ricco, viceversa, dell'imprenditore sull'operario, viceversa? Posso maramaggiare i luoghi comuni per cui gli adolescenti sono bamboccioni, fuori corso sfigati, commercianti evasori, carabinieri beotti e impiegati pubblici scansafatiche? Sono da considerarsi manifestazioni di pensiero irragionalmente discriminatori? Che tipo di dibattito pubblico avremo a ragionare in questa maniera? Possiamo far leva sul valore della dignità umana? Qui uso solo un argomento perché mi è arrivato un minaccioso biglietto. C'è un cortocircuito epistemologico su cui vorrei richiamarvi. Punire una manifestazione del pensiero in nome della tutela della dignità umana produce questo cortocircuito. Limito l'esercizio della libertà di pensiero, che è essa stessa manifestazione della dignità umana di chi lo manifesta. In nome della tutela della dignità umana collettiva, limito la manifestazione di una dignità umana individuale. Possiamo far leva sui limiti logici alla libertà di espressione? L'idea cioè che quando la manifestazione di pensiero va oltre il suo pensiero, diventa azione, non scatta più la copertura dell'articolo 21, siamo di fronte a una condotta che va sanzionata come un niente. Le parole sono pietre. Ne uccide più la parola che la spada, che è un modo anglosassone di dire, giocando sul fatto che parole in inglese si dice word e spada sword. Allora, se noi prendessimo sul serio questo ragionamento, noi dobbiamo mandare in galera anche questo signore, che è Bertolt Brecht. Per tutti i suoi scritti antimilitaristi, come ad esempio questa bellissima poesia Il nemico, che non vi recito perché non voglio bruciare più un minuto a disposizione. Se noi unissimo la libertà di espressione in forza del limite logico del principio di azione, allora noi finiremo per punire